L'arte sicuramente ha come responsabilità maggiore quella di creare un cortocircuito in chi la fruisce in modo da avere delle soluzioni rispetto alle problematiche e alle emergenze sociali che sono presenti oggi in tutto il mondo. E questa è la responsabilità maggiore, quella di allertare, di creare un cortocircuito per avere una sorta di presa di coscienza. Oddio, si prova, di certo gli artisti non possono cambiare il mondo, ma possono dare uno spunto per rifletterci, per fare le cose in modo migliore. Ora, l'opera è Hangover, dal titolo Hangover, è diciamo un appendice, un'ulteriore riflessione di un lavoro più ampio, che è Nice Party, Nice People. Il fulcro di tutto il lavoro è un video dove io ho tenuto sotto osservazione una comunità di ciclidi africani nel mio acquario, e ho potuto riscontrare non pochi parallelismi con la loro società, diciamo, con la loro gerarchia. Ho trovato molti parallelismi con quella che è poi la società umana. Ho deciso di organizzare per loro una serie di eventi, quindi ho organizzato per loro una serata in discoteca, allestendo in acquario una discoteca, poi un cinema dove erano sempre loro i protagonisti del film, diciamo, del piccolo video girato, e infine una mostra fotografica, sempre allestita all'interno dell'acquario. Ed è stato molto interessante vedere come questi esserini si confrontavano con la propria immagine. E quindi ci sono stati per me diversi spunti riflessivi rispetto proprio a questi parallelismi con la società. Mi sono sentito anche un po' schiavo come loro, rinchiuso in queste diciamo, quattro lastre di cristallo. E l'opera che ho portato è fatta, prodotta con i materiali di scarto proprio di questi esseri dei pesci. Io non ho fatto altro che fare un'operazione di mimesi, ho cercato di imitare un po' la livrea dei pesci con degli acquerelli, spennellando direttamente nel filtro, quindi attingendo direttamente a quello che sono poi gli scarti di questi pesci, che però sono diventato altro. Palazzo Fondi, alla sala circolare, presenterò un personale fine ottobre, dove ci sarà una grossa video installazione. Con la particolarità di questo spazio è che ci sono due grossi monitor con i quali tu ti puoi confrontare, ma io al centro posizionerò un acquario piuttosto grande, enorme, di più di 1,60 m, proprio per, diciamo, non vorrei anticipare quello che è poi la mostra, però forse è meglio dire soltanto che ci sarà questa video installazione. La particolarità è che ci sarà un acquario al centro, poi quello che sarà proiettato all'interno è sempre qualcosa che ragiona sulle emergenze sociali.